Ciao, qua abbiamo un artista che oggi ha partecipato all'evento qui all'Hospice, un artista che io non conoscevo e che veramente sono rimasto molto colpito perché non solo ha usato la sua bravura nell'arte, ma ha usato anche il suo cuore, perché emozionarsi nel fare un quadro non è da tutti. A me mi ha colpito tantissimo, lei Alessandra Pala. Volevo ringraziarti innanzitutto per la partecipazione, ma devo capire perché questo quadro, ce lo devi spiegare. Mi vuoi male? No, per niente. Mi vuoi male? Vai, diccelo. Allora, questo quadro ha una storia, nel senso che mi è stato commissionato 10 anni fa da mio zio, che era anche mio compare, che non c'è più perché se l'ha portato via la SLA, e oltretutto questi giorni fa 3 anni che non c'è più. Io non gli ho mai fatto questo quadro perché non faccio le marine, non disegno le barche, non faccio queste cose, in genere faccio altri tipi di progetto, però non l'ho mai dimenticata questa commissione, cioè non gliel'ho mai fatta, ma ho detto prima o poi farò il quadro per Graziano. Quindi questa volta è capitata questa occasione, è fine giugno, è questo ambiente particolare che parla di passaggi, diciamo, da una dimensione a un'altra in modo così particolare, così come passare in una porta, non sparire ma esserci sempre, è stata l'occasione migliore per ragionarci tutta la settimana e capire come fare questa marina, e alla fine non so se è uscito bene, per carità, tutti i suoi limiti, e ho disegnato la barca per Graziano. Quindi questo dobbiamo andare a vederla adesso, lo lascia lui. Sì, adesso questo quadro ve lo faremo vedere perché un po' mi raffigura, perché io ho la casa proprio là, quindi guardate la coincidenza di Alessandra. Mi siedo anche a fianco al quadro perché lo sto ammirando da stamattina. Eccolo qua, ragazzi. Guardate qua che opera. Questa è la caletta, giusto Alessandra? Solo il monte in fondo riprende il monte della caletta. Quindi Monte Longo, perché risulterebbe Monte Longo. È spettacolare, brava Alessandra e grazie di cuore. Grazie a voi.
qui con due giovanissimi artisti nuoresi con una bellissima storia, sicuramente, anche se è breve, ma è intensa la vostra storia. Alla mia destra abbiamo Elia Madau e alla mia sinistra Luigi Pintori. Sono due artisti moresi, entrambi ovviamente dipingono da diversi anni. Dalla settimana scorsa. Sì, quindi diciamo che hanno imparato molto velocemente. Niente, abbiamo a destra Madau che ha creato anche delle tele urbane. Tela urbana è il nome dell'associazione. Ah, il nome dell'associazione, sì. Ok, scusa l'ignoranza. Non c'è problema, però hai colto il senso, perché il senso era proprio quello. Ok, comunque. Tela urbana proprio, okay. Sì. Che a Nuoro mancavano, questi murales così mancavano da... Nonostante ci sia una scuola di muralismo, di street art, di graffiti importante comunque, ho sempre apprezzato la cultura nuorese e comunque mi ha sempre dato ispirazione. Da quel background lì, comunque vedendo insomma i muri disegnatori della mia città, e quindi mi hanno appassionato, mi hanno portato a fare per conto mio i miei lavori. Poi comunque c'è stato sempre un bacino di persone che con cui collaboro, insomma era un circolo virtuoso con cui ci si stimolava. Ok, sei nato dalla strada o hai una scuola artistica? Allora io ho cominciato con l'istituto d'arte. Ah, ok. All'istituto d'arte c'erano delle persone che facevano graffiti, stavano in mezzo all'ambiente, e quindi mi hanno tirato in mezzo e non sono più uscito. È una droga alla fine, sì, sì, la sì, droga sì. Più sana che esista, poi alla fine l'arte. Cosa ti ha spinto a venire qua e cosa diciamo rappresenta la tua opera qui all'ospizio? Devo essere onesto? Sì, certo, ed è sempre onestissimo. Onesto. Allora, il mio amico Luigi qui mi ha detto: ascolta, domenica 27 c'è da disegnare all'ospizio, comunque, dove ci mettiamo con i banchetti, c'è insomma, dai, lo facciamo, va bene. Poi sono venuto qui, il dottore esatto, ha spiegato un attimino come funzionava l'ospizio e tutto quanto. Un'infermiera mi ha spiegato nello specifico che accompagnano le persone, che c'è stato un processo di accompagnamento, comunque delle cure particolari con una sensibilità particolare per accompagnare le persone sofferenti, e quindi insomma mi ha ispirato anche il disegno. Ok, bellissimo, infatti lo stiamo vedendo, poi ovviamente lo vedrete dopo, ci saranno le fotografie con i titoli dei disegni sempre in questo video, e ovviamente ringraziamo della tua presenza, e onorati soprattutto della presenza, perché siete stati veramente bravi e poi tranquilli, perché già i ragazzi in genere si porti in questi ambienti si vogliono scatenare. Meno male che non c'è la birra, perché sennò eravamo in casino. Io mi sarei già messo senza maglietta, capito? Perché sono stato allucinante. No, taglia, diceva quella, taglia. Non la maglietta. Niente, adesso passiamo a te, Luigi. Niente, dici cosa ti ha spinto a venire qua e cosa diciamo rappresenta la tua opera per l'ospice. Fare un'opera così è proprio l'ultimo. Ho parlato al direttore della sensibilità che ci accomuna chi fa questo lavoro, con chi disegna, chi c'è questa cosa in comune, e mi è piaciuta molto. Sono venuto qui per questo. E cosa rappresenta la tua opera? Questa cascata è un posto che mi sono immaginato dove vorrei stare, un posto rilassante. E quindi ci sta bene l'ospite, quindi questa cosa di rilassamento, del relax, l'immagine di vivere per sempre, sì, su questo posto pacifico, okay, tranquillo, bellissimo. Io che dire, questi due ragazzi sono stati simpaticissimi, bravi, ovviamente bene. Si sono comportati bene, diciamo che non c'è stato bisogno della sicurezza, no, più che altro della ludoteca party. Sto scherzando. No, essendo i più giovani ovviamente sono stati veramente in gamba, a parte che le loro opere sono veramente bellissime. Io penso che avranno un bellissimo impatto all'interno della struttura. Li ringrazio, vi ringrazio di nuovo e spero al prossimo evento. Grazie. Grazie. We'll be right back.
Eccoci qua con dottor Salis, direttore della struttura dell'hospice, ma non solo un direttore, ma anche un uomo con un grandissimo cuore, e oggi ci ha dimostrato questa bellissima iniziativa che ha avuto un grandissimo successo. Ovviamente lui adesso ci spiegherà l'importanza dell'arte e la correlazione che c'è tra essa e le cure palliative. Grazie. Per tutto, ringrazio intanto l'associazione che ha potuto organizzare questa bellissima manifestazione. È un giorno per noi di grande gioia. Riempire il parco dell'ospice di tanta bellezza è un regalo veramente, veramente enorme. Certamente la prima domanda che uno si pone è che correlazione ci può essere tra l'arte e le cure palliative. Beh, se noi immaginiamo per esempio questa chiave, noi pensiamo che il nostro pensiero su questa chiave finisce quando diciamo questa è una chiave. Un'altra cosa è un'opera d'arte. Un'opera d'arte ti sfugge, ti costringe a compenetrarla, ti costringe a capirne il significato e non riesci mai completamente a capirne il significato. Gli artisti cavalcano un mondo che per i più è incomprensibile, ma proprio qui sta la loro arte. Il nesso che c'è tra l'arte e le cure palliative sta nel fatto che anche noi come operatori nel campo delle cure palliative siamo costretti, se veramente vogliamo fare bene il nostro mestiere, a compenetrare la persona che abbiamo di fronte, a coglierne l'essenza. Esattamente quello che fanno gli artisti con le loro opere, con quello che ci vogliono trasmettere. Quindi in poche parole entrare nel profondo dell'opera significa entrare nel profondo del paziente, nell'intimità del paziente. Assolutamente, coglierne proprio il non visibile, okay. L'ineffabile, entrare in un mondo diverso che però è l'unico che ti può far entrare in un tipo di comunicazione che poi ti fa dare il meglio per poter assistere il paziente e capire anche loro nel profondo i loro familiari. Io mi occupo di cure palliative da oltre 30 anni. Ho imparato a occuparmi di cure palliative all'Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove il professor Ventafrida, che è l'inventore in Italia di questa forma di assistenza, diceva una frase che all'inizio per me era incomprensibile, quasi. Diceva: chi non sa d'arte, chi non sa di musica, chi non sa ascoltare non può fare le cure palliative. Le cure palliative non sono per tutti, sono per quelle persone che riescono a entrare nell'invisibile, esattamente come fanno gli artisti. Certo. E quindi in questo modo riesci assolutamente a capire veramente la persona che hai di fronte e le esigenze che questa persona ha. Quindi io non posso che essere riconoscente nei confronti di queste persone che hanno riempito di bellezza oggi il parco dell'ospice. Sono veramente felice perché, guardate bene, anche noi operatori siamo fatti di sangue e di carne. Certo. Siamo di fronte costantemente davanti a delle tragedie umane e anche familiari. Dobbiamo avere la possibilità, le forze, le energie per riuscire ad aiutare queste persone. Bene, oggi, la manifestazione di oggi è una manifestazione che ci permette di rifiatare, che ci fa riprendere il respiro, che ci riempie di bellezza e di forza per poter andare avanti e continuare a fare il nostro lavoro. Bellissimo. Quindi, una cosa che gli volevo chiedere è che a me sta a cuore, ovviamente è certo che in confronto a altri tipi di lavoro sanitario, qua bisogna avere molta empatia, penso. Però volevo capire una cosa, se si lavora solo sul paziente o se si lavora anche sul nucleo familiare. No, noi ci occupiamo assolutamente del paziente e della sua famiglia, perché ci rendiamo anche conto che se influiamo in qualche modo positivamente sullo stato d'animo dei parenti, questo si ripercuote anche comunque sul paziente.
per cui ci facciamo carico completamente, vogliamo conoscere chi è il paziente, vogliamo conoscere chi è la sua famiglia, quindi non ci occupiamo solamente di biologia, ma ci occupiamo anche di biografia. Bellissimo, noi ringraziamo il dottor Salis, ringraziamo la struttura e tutti gli operatori sanitari che ne fanno parte, e siamo convinti che un evento del genere potremo ripeterlo insieme, perché insieme possiamo andare avanti, tutte le associazioni con le strutture sanitarie. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie.